Gallo e bentornati sul canale del Giamma Plays. Quest'oggi episodio di Hearts of Iron 4. Allora, mi scuso perché c'è un piccolo taglio tra l'episodio precedente e quello che sarà l'episodio di oggi. Perché? Perché io avevo girato l'episodio ma ho visto che il gioco non ha salvato, anzi OBS non ha salvato il video e quindi mi sono perso praticamente una parte della campagna in Asia. Allora, semplicemente cosa avevo fatto? Eravamo, se vi ricordate, sbarcati a Iwo Jima, poi abbiamo invaso Okinawa. Nel frattempo l'armata Tito Sempronio era sbarcata prima in Australia e poi da qua aveva lanciato un'offensiva nel Borneo, eccola qua, liberandolo completamente dai tedeschi. L'altra armata, dopo essere sbarcata ad Okinawa, aveva lanciato un'offensiva in Cina, ricongiungendosi con una sacca aperta dagli inglesi. E quindi purtroppo questo è quello che manca, mi dispiace, mi scuso ancora. Detto ciò, possiamo far riprendere il nostro episodio. Ora, cosa avevo in mente di fare? Di prendere questa armata qua e rispostarla ad Okinawa. Devo capire se attaccare direttamente il Giappone o se conviene continuare la campagna in Cina. Detto ciò, timer alla mano, come sempre. Timer. E via ai nostri 20 minuti. Sblocchiamo il tempo. Allora, qua dobbiamo assolutamente tenere questa testa di ponte. E anche questa. Quindi questi due si stanno ricongiungendo qua. Perfetto. Ah, e stanno anche già combattendo contro truppe nipponiche che però paiono essere nettamente inferiori. Come non detto, perché stanno iniziando... No, ecco che arriva un'altra nostra manciata di divisioni a dare una mano. Però dobbiamo stare attenti a non farci fregare. Questi vengano qua gentilmente. E poi questi vanno, ok, qua siamo riusciti a sconfiggerli e a chiudere il buco, perfetto. Poi questi vadano fin qua, grazie. Questi conquistino lì, perfettamente, ok. Tutto perfetto. Manca un aeroporto da dove lanciare le nostre offensive aeree, vabbè, non importa. Allora, io direi che potremmo spingerci verso la città di Nanjing, detta anche Pechino. Quindi, offensive line questa. Ok, proprio così, bravi. E poi dobbiamo conquistare il porto e l'aeroporto di Shanghai. Quindi, come ci organizziamo? Io direi che... Vabbè, che dobbiamo ovviamente aspettare tutti gli spostamenti di truppe. Ok. E qua siamo pronti per essere spediti, non ancora. Nel frattempo abbiamo cercato sia Advanced Anti-Tank sia Naval Strike Torpedo Tactics. Perfetto. Allora, qua cosa si può cercare? Io direi che potremmo iniziare anche a cercare l'Experimental Rockets per poi produrre i Jet Engines. Aspetta che abbiamo cercato anche gli anti-tank. Allora, qua abbiamo già cercato tutto, perfetto. Qua potremmo cercare Field Hospital 3. Ok. Allora, questi dal Borneo cosa stanno facendo? Si stanno trasferendo lentopede. Una portaerei francese. Ok, qua direi che potremmo provare a lanciare l'invasione, anzi l'offensiva più che l'invasione. Divisioni ancora in movimento, ma chi? Ah, eccole là. Perché sta rafforzando il tutto. Allora, questi vengano qua per cortesia. E tolgano di mezzo questa sacca, così liberiamo ulteriori risorse. Perfetto. Questi qua, ok, questi vengono qua. Vabbè, e questi attendono. Perfetto.
e abbiamo liberato anche la città di Fuzhou. E vabbè, questi li lasciamo così? Ma sì, vabbè, che cazzo ci frega. Ok, siamo pronti a lanciare sta offensiva? No, divisioni ancora in movimento. E vabbè, ma se aspettiamo sta altri. Ah, gli americani sono sbarcati a Taiwan. Molto molto bene. Siamo pronti con queste 24 divisioni? Cosa stanno facendo questi? Quanto ci mettono? Gesù! Dai, su che dobbiamo andare a Okinawa, su! Perfetto, trasferitevi immediatamente ad Okinawa. Sperando di non perdere qualcosa. Allora, questo sta andando là. Questo è... Dai, proviamo a lanciare l'offensiva, su. Ecco che sfondiamo, molto bene. 90, 93, 96, perfetto. Abbiamo già sfondato le linee giapponesi. Però serve prendere un aeroporto, ragazzi. Dobbiamo assolutamente prendere quello di Shanghai. Dai che stiamo sfondando, molto bene. Ok, i giapponesi sono in ritirata, perfetto. E questo cosa fa? Dorme? E questo cos'altro fa? Dorme pure lui? Ah, avanza piano piano, giustamente, non fare fatica. Dai, su, che li stiamo cacciando indietro. Nel frattempo qua gli americani stanno avendo problemi a Saipan. Scusate, a Taiwan, non a Saipan. Non mi toccherà mica andare ad aiutarli, vero? Ma perché gli americani sbarcano con così poche truppe? Nel frattempo ci stiamo allungando verso Pechino e Pechino è nostra. Molto bene, questa operazione è riuscita benissimo. Allora, tutti questi attacchino Shanghai, grazie. Questo vuole una mano o ci arriva da solo a Pechino? No, questi vogliono passare lì. No, fermiamoli, grazie. Ok, abbiamo preso Pechino e adesso prendiamo l'aeroporto. Ancora costa Pechino e Shanghai. Adesso prendiamo l'aeroporto intorno a Shanghai. Perfetto, ho preso l'aeroporto. Ah, ah, molto bene. Noi nel frattempo siamo sbarcati ad Okinawa. Non mi toccherà mica andare a dare una mano a sti americani qua, vero? Senti, si arrangiano. Ah, ma manca un pezzetto di Okinawa, porca Eva. Adesso andiamo a prenderlo. Perfetto, allora che questi chiudano qua. Così insacchiamo questi giapponesi. Molto bene. Ma questi sono aerei di chi? Tedeschi, non si sa cosa c'entrino. Allora, da Okinawa noi li spostiamo qua. E... da qua attacchiamo l'Eastern Cina. Molto bene. Voglio vedere se non prendiamo il dominio dei cieli. Anche dei ceri. Questi attaccano qua, perfetto. Oh, abbiamo preso tutta Okinawa, perfetto. Perfettissimo. Oh, quanto ci vuole ad attaccare sta roba? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo fare una maxi tenaglia qua e inglobare tutte queste truppe nipponiche. Potrebbe essere una buonissima idea. Oppure andare verso... Ah no, questa è Pechino. Questa che città è? Ah no, questa è Nanjing. Scusate, mi sono completamente sbagliato. Infatti mi pareva troppo vicina... a Shanghai. Questa è la capitale della Cina, Pechino. Chiedo scusa. Tremendo errore.
Questi vogliono una mano o ci riescono da soli? Sì, sono lenti come... Più lenti, mi raccomando. Allora, cosa possiamo fare con questa armata qua? Qua non ci sono porti, ma soprattutto ci sono troppe divisioni nipponiche. Questo è un bel problema. Sblocchiamo il tempo nel frattempo. E questi sono stati chiusi. Quindi direi che questi possono attaccare qua. Tanto questi... sono ormai annientati perché sono senza... supporto, perfetto. Si ritirano e noi siamo a posto. No, aspetta. Sì, ok, questo è sempre c'è sempre stato. Allora, io a questo punto, però, vogliamo chiudere sta sacca per cortesia? Perfetto. Overrun. Vabbè, influenza in Grecia, va bene lo stesso. Allora, io però lancerei, vediamo un po' cosa fare ora. Qua ci sono troppe divisioni nipponiche, abbiamo detto. Io sono indeciso se lanciare un'offensiva per ricongiungermi qua e intrappolare tutte queste truppe giapponesi. Potrebbe essere una buona idea. Dai, proviamo, va. Ferma con sto piano tu. Ok. Allora, è che qua non abbiamo rinforzi da parte degli alleati, quindi non possiamo spostare queste truppe. Guarda, proviamo a fare offensive line questa, va? E vediamo cosa ci dice. Divisioni in movimento. Ah. Possiamo già andare all'attacco e allora facciamolo, signori. Intendevo, facciamolo ora. Boh, stiamo sfondando. Molto bene, molto bene. Perfetto, si stanno ritirando. Allora, questi potrebbero intanto venire qua. Punto primo. Ok, cosa facciamo con questa armata ferma qua? Intanto la rispostiamo vicino ad un porto, che può essere questo. Allora, se sbarchiamo vicino a Nagasaki, ci sono troppe truppe nipponiche. Troppe truppe nipponiche. Perché se sbarchiamo vicino a Nagasaki, poi dobbiamo correre a prendere questo porto, se no non ci arrivano i rifornimenti. E se provassimo, no, è troppo rischioso passare per il nord del Giappone, cioè Asahigawa. Anche perché non avremmo, però oddio, potremmo partire da quest'isola statunitense chiamata, se riesco a selezionarla, Attu. Troppo rischioso, troppo lungo il viaggio. Cosa possiamo fare? Qua intanto le nostre divisioni stanno sfondando il fronte. Ah, qua gli americani sono bloccati. Nagasaki. Qua rischiamo di perdere un'intera armata se ce la giochiamo male. Anche perché ci sono troppi spostamenti di divisioni giapponesi. Qua abbiamo recuperato un bel po' di Cina, molto bene, la Cina è sempre più vicina. Però ora Nagasaki non c'è più nessuno, credo.
come non detto, continui spostamenti di divisioni. Allora, che l'armata Tito Sempronio organizzi una invasione vicino a Nagasaki, grazie. Anche perché non abbiamo pronta Nagasaki. Ma Nagasaki dove però? O vicino Kagoshima. È pericolosa questa operazione. Dai, proviamo a sbarcare là e poi ci buttiamo in Giappone verso Nagasaki. Quanto... no, non voglio cancellare il piano operativo. Quanto tempo ci vuole? 84 giorni e avremmo anche il vantaggio. Molto bene. Questi stanno con... ah, abbiamo già finito l'offensiva. È stata un'offensiva veloce. Molto bene. Questi attaccano qua. Questi vanno a fanculo e siamo a posto. E cosa dice qua? Free Civilian Factories. Ah, molto bene, ma volete dirmi che a Iwo Jima è già stato costruito tutto? Però... ah, e siamo anche riusciti a sconfiggere la resistenza. Molto, molto bene. Quindi direi un bel po' di antiaerea a Okinawa. Molto bene. E il Giappone è... 9% verso la capitolazione. Allora, che questi lancino subito un attacco qua e concludano l'offensiva, visto che Nanjing è stata occupata ma Pechino è ancora molto lontana. Allora, i giapponesi stanno facendo affluire divisioni nella nostra zona in Asia. Non hanno forse ben capito che stiamo per sbarcare anche in Giappone. Bene, l'offensiva è stata completata, quindi l'armata Cicerone può fermarsi. A posto, grazie. Cancelliamo anche il piano operativo. Ok, ora abbiamo i presupposti per lanciare un'offensiva e ricongiungerci con le armate inglesi e chiudere a tenaglia, come ci hanno insegnato brutalmente i nazisti, chiudere a tenaglia i giapponesi. E direi che la Cicerone può già pensare a questo piano operativo. Quindi facciamo una bella offensiva così. Importante in questa operazione è tenere largo il fronte, perché se ci assottigliamo poi rischiamo di essere tagliati fuori. Cosa ci dice il comandante a riguardo? Che possiamo anche già lanciare l'offensiva, e allora la si lanci, grazie. Maledizione, premo troppe volte ESC. La si lanci e stiamo già combattendo alacremente un po' ovunque. Ma perché tutte ste cazzo di divisioni sono concentrate lì? Signore, scusi. Leone, abbiamo cercato nuovi tactical bomber, perfetto. Allora, mentre cerchiamo nuovi tactical bomber, io direi che possiamo darci alla strategic destruction. E qua abbiamo un sacco di fabbriche libere, perfetto. Allora io direi che potremmo iniziare a costruire anche un sacco di fabbriche in Italia. Quindi una civile in Toscania, una civile in Lazio e tre militari in Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania. Hola, perfetto. Molto bene. Torniamo a seguire la nostra guerra in Asia. Allora, vasti spostamenti di truppe. E qua mancano ancora 84 giorni per l'invasione del Giappone. Vabbè, attendiamo. Nel frattempo distruggiamo un po' di divisioni giapponesi in Asia. Sì, ma che cazzo stanno facendo questi? Sono fermi immobili, ma sono impazziti. Ah, lanciate un'offensiva, su, sfondate sto fronte. Cioè, a volte l'intelligenza artificiale di sto gioco è aberrante. Molto bene, molto molto bene. Ecco, questo mi sa che sta avanzando troppo velocemente, meglio che si fermi qua, va.
Perfetto. Sì, comunque i lagunari in mezzo all'Asia non si sono mai visti. Sto gioco ogni tanto ha degli sbarellamenti. Perfetto, abbiamo circondato quello, perfetto. Dai che andiamo a comandare in Asia, perfetto. Questo porco, il tuo, dovete farlo fuori. Cosa state aspettando? Non si sa. Questo sta attaccandoli. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, tutte queste divisioni vengano gentilmente a combattere qua e a ricongiungersi con l'Inghilterra, anzi con le truppe del Regno Unito. Che questa è una splendida manovra. I giapponesi mi sa che stanno iniziando a capire che ce l'hanno amabilmente in culo. Però dobbiamo essere veloci a conquistare, perché se no ci sfuggono tutti i giapponesi. Qua siamo, come siamo messi con l'invasione del Giappone nel frattempo? Aerei nazisti, non si sa perché ogni tanto sbuchino fuori di nuovo. Allora, queste quattro divisioni di carri leggeri, molto bene. Madonna, che lentezza, sti carri, su. Questo è fermo, con tutta calma, sai, tanto non c'è una guerra da vincere. Perfetto. Ah, gli inglesi hanno fatto fuori anche quella piccola sacca tedesca. Scusate, giapponese. Molto bene. Qua stiamo resistendo, ma stiamo perdendo. E nel frattempo finisce il tempo a nostra disposizione. Vediamo soltanto se riusciamo a chiudere la sacca. Direi di sì. E i giapponesi possono dire ciaone a un sacco di divisioni. Perfetto, sacca chiusa, molto bene. Cosa sta succedendo? C'è resistenza all'occupazione a Iwo Jima, maledizione. Vabbè, non è importante, tanto Iwo Jima ci è servita soltanto come base di lancio verso i Okinawa. Perfetto. Allora, la sacca è chiusa, anche se qua è molto piccolo e molto sottile. Però direi che no, ho selezionato troppe divisioni. Direi che potremmo lanciare un'offensiva qua. Un'offensiva qua. E allargare il fronte. Tanto qua mi sa che questi non c'hanno più supporto. Infatti sono già in overrun. Perfetto. Quindi direi che a breve stiamo sfondando ovunque. Quindi l'Indocina è a rischio, il Tonchino pure. Quindi il giapponese sta perdendo abbastanza malamente ovunque. Nel frattempo c'è stato uno scontro tra aerei nazisti e la nostra flotta, ma nulla di fatto. Vabbè. E guardate come gli inglesi e i francesi riescono ora a sbloccare il loro fronte grazie alla nostra manovra a tenaglia. Perfetto. Perfetto, direi. Ma perché ci stiamo allontanando dal fronte? Scusate. Aspetta, fermo, calma tutto, fermola. Questo lo caviamo. E queste le riassegniamo a questo fronte. Perfetto. Così. Qua abbiamo fatto però il solito errore di avere un fronte di migliaia di chilometri e ciò non va bene. Bene, signori, direi che abbiamo anche sforato il tempo a nostra disposizione. Quindi, come sempre, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Tanti suggerimenti e tanti consigli sono sempre ben graditi. Cerco di ascoltare e rispondere a tutti, nonostante ormai il pochissimo tempo a disposizione. Tanti pollicioni in su per supportare la serie e per supportare la Repubblica Italiana. Se volete contribuire anche con la costruzione di armi e carri armati, siete benvenuti. Anche per questa volta dal Giamma è tutto. Un abbraccione, un salutone, una palpatina, una strizzatina e al prossimo video.